Si scopre di voler bene al proprio sovrano nel momento in cui lo si vede più fragile. È quanto sta accadendo nel Regno Unito, dove la notizia del cancro riscontrato al re Carlo III sta riversando simpatia e incoraggiamenti verso Buckingham Palace. Lo si nota soffermandosi a parlare con la gente per le strade di Londra. Credo che sia qualcosa di devastante pensando che è stato appena incoronato meno di un anno fa, dice Kelly. Ma penso che sia meraviglioso che lo stia condividendo con il paese e con il mondo. È un re eccezionale e spero che ce la faccia. È molto triste, le fa eco Katie, perché non importa chi tu sia, sei una persona col cancro. Mi spiace per lui, ma credo che sia stoico in questo momento. Gli occhi della gente comune e degli addetti all'informazione guardano a Buckingham Palace per capire cosa ne sarà del re, se il principe William sarà chiamato al trono prima del previsto, ma al momento è esclusa un'abdicazione di Carlo. Quali siano le condizioni della principessa Kate, anch'essa alle prese con problemi di salute. Operata all'addome, si profila una convalescenza fino a Pasqua. Verso la corona stanno crescendo nuovi consensi che coinvolgono pure il principe Harry, che sta ritornando a Londra per stare vicino al padre. Mi sembra una bella cosa, dice Adam. Tutta questa storia della faida familiare è un po' stupida, secondo me. Dovrebbero fare pace e speriamo che questo li riunisca un po' di più. Come dire che il Regno Unito vuole anche una royal family unita.